Ciao a tutti e benvenuti su Devin Blog, il canale dedicato a tutti gli appassionati di immersioni subacquee. Io sono Federica, sono Dive Master Paddy e nel video di oggi vi parlerò di quelli che sono per me dei regali fighi, possiamo dirlo. Vi dico subito che non si tratta di attrezzatura, perché penso l'attrezzatura, vabbè, oltre a essere, insomma, avere comunque dei costi anche abbastanza elevati, è un regalo molto particolare, proprio perché a meno che non siamo sicuri al 100% che sia quello il prodotto per quella persona, rischiamo facilmente di sbagliare. Si tratta invece di gadget, di cose più, diciamo, anche superflue, se vogliamo dirlo, ma ugualmente interessanti. Quindi io ho fatto un po' di ricerca online per cercare appunto dei prodotti che fossero originali, acquistabili appunto online. Ma prima di entrare nel vivo del video, voglio invitarvi a sottoscrivervi al mio canale cliccando la casellina rossa qui sotto, in modo tale che vi comparirà una notifica quando caricherò un nuovo video. Quindi iniziamo subito con i 5 regali da fare ai vostri amici subacquei. Iniziamo subito con la diving map. La diving map è esattamente quella che vedete alle mie spalle, è appunto una mappa del mondo con segnalati tutti i siti di immersione, quantomeno quelli più famosi ovviamente. Ne sono riportati più di 500 e trovate anche informazioni sui tipi di immersione con la relativa fauna o relitti. La grafica, come vedete, sono rimasta veramente impressionata, mi piace tantissimo, è disegnata, sono illustrazioni fatte a mano e l'azienda che le produce si chiama Awesome Maps. Comunque dopo vi lascio tutti i link nella descrizione del video qui sotto, in modo tale che potete poi andare a trovarli. È una piccola azienda fondata da sportivi, soprattutto da surfisti, subacquei e altri appassionati di altri sport. Andate infatti sul loro sito, troverete non solamente questa mappa ma anche diverse altre mappe dedicate ad altri sport, quindi la mappa per gli appassionati di surf, per gli appassionati di yoga, per gli appassionati di montagna, eccetera eccetera. Veramente date un occhio perché sono tutte bellissime, tutte disegnate con lo stesso stile, fatte a mano. E per quel che riguarda il formato, trovate sicuramente questa che vedete, questa che ho io, è quella più semplice, quella in carta. Trovate anche la versione su tela e poi trovate anche la versione stampata su asciugamani microfibra. Avete presente gli asciugamani, quelli da viaggio, quelli sottili per intenderci, con stampata esattamente questa mappa. Quindi secondo me come regalo è veramente un'idea molto molto carina. In più ho un codice sconto che vi posso dare del 10%. Se inserite sul sito di Awesome Maps alla fine del processo di acquisto il codice sconto Diving Blog, scritto lettere maiuscole, comunque ve lo scrivo poi qui sotto nella descrizione del video, avrete 10% di sconto sugli acquisti che fate. Al numero 4 troviamo poi la t-shirt da narcosi. È questa che vedete in video, non ce l'ho fisicamente da farvela vedere, ma l'ho vista la prima volta addosso a un istruttore e sono veramente scoppiata a ridere. Come vedete c'è scritto Narcosis, just add nitrogen, ovvero narcosi, aggiungi azoto, e ovviamente sì, è il logo che il claim richiamano un famoso brand che noi tutti subacquei conosciamo. La potete trovare sia in versione maschile che femminile sul sito di 7tenths.com, vi lascio ovviamente il link qui sotto. È un negozio online con sede in Inghilterra, vende prettamente abbigliamento come magliette, felpe, accessori vari, dedicati anche al mondo della subacquea. Potete trovare anche altre tipologie di magliette, altre idee regalo, ma secondo me questa è veramente la più originale, la più carina che appunto ho trovato. Al numero 3 troviamo i costumi da squalo balena, e non parlo di costumi di carnevale, ma parlo di veri e propri costumi da bagno, sia in versione maschile che femminile. Sono venduti da questa azienda americana, si chiama Waterlust. Hanno veramente dei prodotti molto molto belli. Da donna hanno sia i top che i leggings, che il costume intero, da uomo ci sono i box. Una cosa che mi piace molto di questa piccola azienda Waterlust, appunto, è un piccolo business a gestione familiare nata dalla passione per il mare. Infatti loro sono degli studiosi di conservazione marina e infatti se guardate
trovate sul loro sito, parte del ricavato della vendita dei prodotti va sempre per un progetto, hanno tantissimi progetti appunto in corso che potete vedere sul loro sito. Unica nota dolente, sono americani e quindi le spese di spedizione sono un po' alte. Al numero 2 troviamo i logbook impermeabili di Diveproof. Diveproof è una piccola azienda fondata da degli istruttori subacquei. Mi piacciono per due motivi: innanzitutto sono impermeabili, quindi anche quando siete in barca al mare, siete in viaggio e avete appunto il logbook, di solito quello cartaceo appunto dovete stare attenti che non si bagni eccetera, questo lo potete prendere e buttare nella sacca con tutta la roba bagnata, che appunto non è un problema. Il secondo motivo per cui mi piacciono molto questi logbook è che sono personalizzabili al 100%. Infatti una volta sul sito, come stiamo vedendo, la prima cosa che potrete scegliere sarà la foto di copertina. Le foto sono realizzate da fotografi subacquei professionisti, oppure potete caricarne una vostra. Una volta scelta la copertina si passa poi al formato A5 o A6, al numero di pagine e allo stile delle pagine a seconda di quanti e quali dati volete registrare per le vostre immersioni. Avrete notato che sono in inglese, ma non vi preoccupate, perché se non conoscete i termini della subacquea in inglese ho fatto un video apposta, vi lascio qua il link così potete andarlo a vedere. Infine al numero 1, tra l'altro parentesi, non ho messo in ordine di importanza o di preferenza, ma così giusto per dare un ordine a questa lista. Al numero 1 troviamo gli sticker per il logbook. Sono degli sticker prodotti da questa piccola azienda che si chiama divesticker.com. Io li ho trovati a Gozo in un diving center e come vedete sono dei piccoli sticker che potete attaccare sul vostro logbook con i pesci o in questo caso i relitti che trovate in questa specifica località. Se andate sul loro sito, sono anche appunto acquistabili online, come vedete trovate varie destinazioni del mondo, vedete anche che c'è l'isola d'Elba in Italia. L'azienda è stata fondata pochi anni fa da due appassionati subacquei svizzeri, se non sbaglio. Hanno un costo molto contenuto e veramente secondo me sono molto utili per chi, come ad esempio la sottoscritta, ci ha messo secoli per imparare i pesci non avendo alcuna nozione di biologia marina, e questi sono utili proprio perché vi rimangono, soprattutto quando andate magari in una località fuori dal Mediterraneo, potete appunto ricordarvi di tutte le specie che ci sono e avere il nome con associato appunto la foto, quindi molto molto utile, bellissima idea secondo me. Quindi questi erano i 5 regali da fare ai vostri amici subacquei, spero vi siano piaciuti. Ovviamente il web è pieno di prodotti di questo tipo, di gadget eccetera eccetera. Questi sono quelli che ho trovato io e che ho selezionato proprio perché a mio avviso sono quelli più interessanti. Ovviamente se ne avete altri da segnalare scrivetemelo qui sotto, se avete commenti o domande scrivete. Io vi lascio ovviamente i link ai siti in modo tale che potete andare poi a vederli da voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile quando dovrete fare un regalo a qualche amico o amica sub. Noi ci vediamo alla prossima su Diving Blog. Buone bolle!